Buon pomeriggio e ben ritrovati a tutti i nostri lettori in ascolto con il salottino culturale di Vivi Casaggiove. Come ogni settimana, un nuovo ospite, quest'oggi ci è venuto a trovare qui in redazione l'amico, il consigliere comunale Roberto Corsale. Buon pomeriggio, Buon Roberto. pomeriggio a voi, grazie. Allora, innanzitutto ti ringraziamo per aver accolto il nostro invito, pur essendo arrivato soltanto nelle ultime ore, insomma, dato comunque il periodo natalizio. E ti abbiamo presentato come consigliere comunale. Ma Roberto è un giovane che sul territorio è molto attivo da anni, presiede anche un'associazione culturale, Asso al Centro, e poi più magari conoscono meglio Roberto in quanto come direttore sportivo di una realtà, associano insomma la sua persona a quella di direttore sportivo di un'associazione sportiva dilettantistica, l'Hermes Football Club 1983. E io partirei proprio da qui, Roberto. Questa bella realtà, giovane, correggimi se sbaglio, 30 candeline spente appena la scorsa estate, che quest'anno ha regalato un sogno alla nostra città, a tutti i tifosi giallorossi, la promozione nel massimo torneo regionale di eccellenza. Sì, intanto grazie per l'invito, per me è un piacere essere qui oggi. Niente, parliamo dell'Hermes Casaggiove e di questa bellissima soddisfazione che ci siamo tolti un pochettino l'anno scorso di portare la nostra squadra al massimo campionato regionale di eccellenza. Naturalmente questo è il coronamento di un sogno che parte da lontano, con programmazione, con sacrificio, dedizione e raggiunto grazie alla collaborazione di tanti tanti amici che in diversi modi, con diversi ruoli sostengono questo progetto dell'RS Calcio. Una festa però a metà, Roberto, sia perché quest'anno purtroppo siete stati costretti ad emigrare altrove, a portare il calcio purtroppo lontano da Casaggiove, dalla nostra città, ma anche e soprattutto perché nella scorsa stagione sono scomparse due giovani ragazzi che indossavano questa casacca giallorossa e che probabilmente dall'alto avranno guidato poi questa squadra lì in alto in classifica. Parliamo di Giuseppe Feola e Giuseppe Russo. Che ricordo hai di questi ragazzi? Un ricordo bellissimo. Purtroppo sono due ragazzi che hanno vestito in due diverse stagioni la casacca dell'Hermes Calcio e che purtroppo a seguito entrambi due incidenti stradali ci hanno lasciato. Siamo sicuri che sicuramente ci seguiranno dall'alto. Domenica scorsa abbiamo anche avuto una cerimonia di commemorazione con gli amici del Procida, abbiamo ricordato Giuseppe Feola, che grazie all'iniziativa del San Felice a Cancello, che ogni domenica chiederà a una squadra diversa di indossare una maglia con la scritta Giuseppe Feola Vive. Ho un ricordo molto bello sia di Giuseppe Feola, ma anche e soprattutto di Giuseppe Russo, il giovane Giuseppe Russo di San Prisco, che è molto molto la cui famiglia è molto legata a Casaggiove. Anche Giuseppe era sicuramente un giovane calciatore promettente che ci ha lasciato 2 anni fa quando militavamo nel campionato di promozione. Comunque, sicuramente le famiglie ci sono vicine e noi cerchiamo in tutti i modi di ricordarli e di onorarli giorno per giorno. Siamo sicuri che ci seguono dal cielo questi nostri due angeli e fanno sì che possiamo percorrere la giusta strada per continuare ad onorare la nostra città. Beh, questo è il calcio che ci piace, il calcio che unisce e che deve insegnare valori importanti. E tornando invece, facendo un passo indietro, purtroppo, come raccontavamo prima, quest'anno il Casaggiove è stato costretto ad emigrare altrove. Sì. Dove, Roberto? Purtroppo a me dispiace dirlo perché nonostante dobbiamo ringraziare gli amici di Curti, noi stiamo arricchendo dal punto di vista sportivo un'altra città che non è Casaggiove. Arricchendo perché è facile capire che la visibilità, il clamore che c'è attorno a un campionato di calcio, tutte quelle che sono le dinamiche che ruotano attorno a un campionato di calcio d'eccellenza, è un vero peccato che non possano essere assorbite dalla comunità casaggiovese, ma purtroppo noi disputiamo gli allenamenti e le partite casalinghe nel campo comunale di Curti. Questo perché la città di Casaggiove non ha uno stadio comunale all'altezza, non solo, su questo ci tengo a dire, per ospitare le partite d'eccellenza, ma proprio per giocare a calcio, perché purtroppo
ripeto, devo sottolineare che il nostro campo non è un campo di calcio, e tu forse te ne ricordi qualcosa perché hai praticato anche tu da ragazzino il campo di Casaggiolo. Il nostro è un campo di patate, anzi forse il campo di patate ha un valore ancora maggiore del nostro, perché quantomeno riesce a raccogliere le patate, e da noi oltre alle vite non c'è proprio niente, quindi questo è un grandissimo rammarico di non poter ospitare le partite di eccellenza nella nostra città. Beh, nonostante tutto, grande merito chiaramente alla famiglia Corsale, che da più di 6 lustri fa calcio tra mille difficoltà in questa nostra città. Questa società ha comunque una scuola calcio. Quanti iscritti conta ad oggi? Allora, gli iscritti sono circa un centinaio, 120, adesso non ho memoria precisa di quelli che sono gli iscritti, ma sicuramente sono molti meno di tutte le scuole calcio limitrofe, e questo dove per il semplice fatto che nonostante da noi la maggior parte non versino la retta, perché poi non dimentichiamoci che la nostra è una scuola calcio che fonda le sue basi sul sociale, no? Abbiamo le porte aperte a tutti coloro che oltre a voler giocare a calcio hanno bisogno, tutti quei bambini che hanno bisogno di un punto di riferimento importante per sfuggire a quelli che sono i pericoli della strada, e pertanto nonostante il fatto che tanti bambini, tanti genitori non versino tutta la quota o parte della quota per la frequenza della scuola calcio, nonostante tutto abbiamo pochissimi bambini. Cioè, ci sono altre scuole calcio che hanno 300-400 iscritti, 500 iscritti, nonostante i bambini, i genitori paghino il doppio, il triplo della retta che pagano a casa di gioco. Questo sempre perché il nostro non è un campo adeguato, e quindi spesso le mamme preferiscono portare i bambini sull'erba sintetica a giocare su campi, magari non della stessa città, di un'altra città, dovendo sopportare anche lo scotto di spostarsi, però per il semplice fatto che il bambino gioca in un ambiente pulito, un po' più salubre, eccetera, eccetera. Naturalmente questo incide non solo sullo smacco emotivo, perché per noi sapere che un bambino di casa gioca, giocare a Caserta, a San Prisco, a Casa Pulla, sicuramente non ci fa piacere, ma soprattutto anche su quelle che sono le dinamiche sportive. Cioè, naturalmente, se tu non hai un bacino molto ampio, è normale che per la legge dei grandi numeri avrai una squadra che non può ambire a essere fortissima, perché se i tuoi ragazzi vanno via, quindi figuriamoci cosa può significare. E quindi diciamo che noi siamo costretti, nonostante mille sacrifici, a combattere con tutte queste avversità, però ce la stiamo mettendo tutta per cercare di mantenerla dura, e quindi difenderci, insomma, questo progetto, questa roba. E domani un appuntamento che poi si rinnova come ogni anno dalla tradizione. Ci sarà la Santa Messa presieduta dal celebrato da Stefano Giaquinto nella chiesa di San Michele Arcangelo, a cui parteciperanno tutti i bimbi della scuola calcio. Ci puoi illustrare un attimo nel dettaglio meglio cosa accadrà domani? Sì, allora noi come ogni anno, siccome partecipiamo al progetto della mensa di Emmaus, ogni anno prima lo facevamo in maniera anche un po' più dettagliata, nel senso che durante tutto l'anno, proprio con un programmino, invitavamo tutti i bambini a portare una settimana una bottiglia di olio, una settimana una bottiglia, e quindi raccogliere queste vettovaglie, questi alimenti, e portarli alla mensa di Emmaus per consentire a tanti bisognosi di poter anche loro godere dei benefici di un pasto caldo. Oggi, data anche purtroppo la non adeguatezza della nostra struttura, non possiamo consentirci di fare una raccolta di alimenti, e pertanto andiamo a concentrare questa raccolta di cibi, di bevande, eccetera, eccetera, nella messa, il giorno che precede il Natale, la vigilia o l'antivigilia, in questo caso l'antivigilia, dove tutti i bambini fanno una piccola spesa e la pongono alla base dell'altare. E poi ci sarà il nostro carissimo amico Don Stefano, per il quale noi facciamo il tifo per la sua immensa opera sociale che fa sul territorio, che dice questa messa, benedice la scuola calcio, e quindi in qualche modo va a consacrare quello che è questo momento ricreativo, ma insomma anche di preghiera e di momento di gioia tra le famiglie, gli iscritti, la società, la dirigenza e qualche volta anche le istituzioni. Chiudiamo per un attimo il capitolo calcio, passiamo alla musica, un'altra delle tue grandi passioni. Sì. Correggimi se sbaglio, io mi ricordo che tu eri chitarrista. Sì, sono chitarrista. Non ce l'ho ancora le chitarre, solo che non le sono più. Se ti dicessi 17 giugno 2010, Pietro Condorelli e Marco Zuzzolo, quella data cosa ti ricorda? Mi ricorda intanto che entrambi
eravamo su un palco a premiare questi due illustri ospiti che hai citato, e ricordo che il primo anno del Casa Giove Jazz, che questa iniziativa che è nata così come una passione, un hobby, uno scherzo, qualcosa, diciamo una manifestazione per dare un po' di lustro anche alla nostra città per questa musica di un certo prestigio, che poi negli anni è continuata con Antonio Rato, con Renu Garcia Fons, con gli Anima Nova, e quest'anno abbiamo Mariano Bello Cadeporter che ci consente di allietare la nostra città con musica d'autore. E allora mi hai anticipato, siamo giunti finalmente alla quinta edizione. Sì, quando ci sarà e come si svolgerà? Allora, la quinta edizione del Casa Giove Jazz ci sarà mercoledì 24, adesso sto attento alle date perché sì, cerco di non fare errori, mercoledì 24, quindi la vigilia di Natale, vista anche un momento un po' di difficoltà, abbiamo preferito far sì che il Casa Giove Jazz si svolgesse all'interno di un bar, che è il Caffè Noir di Casa Giove, in Piazza della Libertà, dove verso le 17, nel consueto giro di aperitivi che gli amici, che le persone fanno tra i bar, così per salutare l'arrivo del Natale, ci sarà anche il Casa Giove Jazz. Quindi chi è appassionato, chi vuole venirci a trovare, chi vuole venire ad ascoltare un po' di buona e sana musica, alle 17 al Caffè Noir di Casa Giove ci sarà la quinta edizione del Casa Giove Jazz, a cui farebbe piacere che partecipasse anche Vivi Casa Giove, tra l'altro che è uno dei partner di questa iniziativa del Casa Giove Jazz. Sì, sicuramente ci saremo, quindi Casa Giove Jazz, quinta edizione, quest'anno a differenza degli altri anni avverrà in un periodo diverso, quindi in periodo natalizio, gli altri anni l'avevi proposta in estate. Allora ricapitoliamo un attimo brevemente per i nostri lettori i due appuntamenti imminenti. Il primo è quello della scuola calcio, giusto? Sì, domani martedì 22, anzi scusa, martedì 23 sì, dicembre alle 18.30 per tutti coloro che sono vicini in qualche modo alla scuola calcio, presso la chiesa di San Michele Arcangelo ci sarà la messa ufficiale del Don Stefano Giaquinto con la raccolta di alimenti per la casa di Emmaus, dopodiché saluteremo tutti con lo scambio della stella natalizia. Dopo domani, mercoledì 24, luce di Natale, Casa Giove Jazz presso il Caffè Noir di Viale della Libertà. Ore 17, Mariano Bello Pede Quartet. Roberto, si citano spesso i giovani, però poi ogni volta che provano a mettersi in gioco si innesca in automatico uno strano meccanismo, se vogliamo anche paradossale, poi del resto siamo il paese dei paradossi. E secondo cui anziché sostenerli si preferisce boicottarli. Tu, come ben sai, cerchiamo con la nostra piccola realtà di seguire a 360 gradi quello che avviene sulla nostra città. E a me è giunta voce che tu abbia deciso di fare un passo importante, di rappresentare questa gente, la nostra gente, e di presentare una candidatura alle prossime regionali che poi probabilmente saranno anticipate a marzo. Una voce fondata. Sì, una voce fondata. Diciamo che se c'è ancora qualche dubbio è soltanto sulla scelta del governatore, nel senso che io vorrei, con il gruppo di amici che da anni sostiene quella che è la mia impegno sociale, culturale, sportivo e perché no anche in politica, di affrontare questa candidatura importante che vuole essere solo ed esclusivamente una candidatura a sostegno delle regioni della mia città, della nostra comunità e naturalmente anche del circondario, quindi si parla della nazionale Appia, nonché dei Colli di Fagnini, eccetera, eccetera. Pertanto questa vuole essere una candidatura a sostegno, una candidatura che vuole portare avanti le regioni della nostra città, sotto l'aspetto, naturalmente, fondamentalmente sotto gli aspetti che caratterizzano il mio operare quotidiano, quindi lo sport, la cultura, il sociale, i giovani, eccetera, eccetera. Come dicevo prima, c'è qualche perplessità legata alla scelta del candidato governatore. Oggi tu sai di poter dare un contributo, di voler dare un contributo di candidati, dare in qualche modo respiro alla tua territorialità, ma ti rendi conto che non sappiamo nemmeno chi saranno coloro che ci rappresenteranno. Parliamo sia del centro-sinistra che del centro-destra. L'attuale governatore non si sa se sarà candidato. Da quest'altra parte, se ci sono dei candidati bravi come ad esempio il sindaco di Salerno, che io stimo in maniera incondizionata per quello che è riuscito a realizzare nella propria realtà, fanno di tutto per boicottarlo e quindi siamo un pochettino ancora pensando, però vuol dire molto probabilmente sarò candidato. Allora noi ti facciamo un grosso in bocca al lupo per ora, poi avremo modo sicuramente di
risentirci magari anche qui in questo salottino culturale. E dunque, come di consueto, prima di chiudere, chiaramente ti ringraziamo di nuovo per l'invito, per aver accolto questo invito, e un saluto per i nostri lettori. Sì, intanto complimenti perché state tutti quanti sostenendo un progetto serio e che parte da lontano, come quello di Casa Giove, e quindi crescete sempre di più, facciamo sempre squadra, perché io penso che una realtà che vuole crescere, una realtà che vuole essere sana e trasparente, ha bisogno di informazioni. Vivi Casa Giove ha scelto di fare informazione a 360 gradi, senza, vi giuro che non mi ha dato nulla di soldi per dire quello che sto dicendo. Naturalmente ci credo, io credo in questo progetto, credo nelle informazioni libera, spontanea e sincera, e quindi continuate a sostenere questa piccola grande realtà della nostra città. Bocca al lupo. Grazie Roberto, alla prossima puntata.